Cari amici, benvenuti a una nuova puntata di Punto Verde. Come potete vedere alle mie spalle in questo momento mi trovo a Castell'Arquato. Siamo in provincia di Piacenza, c'è un fantastico borgo medievale. Noi siamo sulle colline che si trovano in queste zone perché oggi visiteremo l'azienda agricola La Radice. Parleremo di ortaggi coltivati in una maniera, se vogliamo, anche innovativa, con la storia di Roberto e Ilaria, marito e moglie. Li scoprirete, insomma. Prima di iniziare vediamo dove si trova Michela Cotelli. Amici di Punto Verde, ben ritrovati. Incominciamo la puntata di oggi dalla Valtrompia e da dove, se non da Bovegno, dove ci troviamo, potremmo parlare di formaggi di capra. Tra pochissimo visiteremo il Mulino, una piccola azienda lattiero-casearia nata nel 2011 all'interno di una cascina di metà 800 che rappresenta una delle eccellenze del territorio. Prima ci vediamo la sigla. I'm a lucky fella and I just gotta tell her. Eccoci qui, siamo pronti per iniziare il nostro viaggio all'azienda agricola La Radice di Castell'Arquato. Incontriamo Ilaria, una dei due protagonisti di questa puntata. Innanzitutto raccontaci un po', grazie per ospitarci, raccontaci un po' di che cosa vi occupate. Possiamo intuirlo, ma facci un po' una panoramica. Grazie a voi. Io e Roberto, mio marito Roberto, abbiamo iniziato nel marzo del 2018 e per coronare appunto questo sogno, anzi più che sogno un bisogno di cominciare a coltivare dei prodotti che fossero al 100% naturali, in questo caso ortaggi, e il nostro desiderio era quello di farlo senza l'uso di diserbanti, di insetticidi, senza l'uso di rame né di zolfo, che comunque sono consentiti nel biologico, il cui utilizzo è consentito nel biologico. E quindi l'inizio è stato veramente un'impresona, anche perché siamo arrivati qui e non c'era niente, c'era proprio solo un campo. Tanti anni fa veniva coltivata la vite, perché ci troviamo in una zona, una delle valli piacentine, che è conosciuta e rinomata insomma per due varietà di uva, sono il Gutturnio e l'Ortrugo, e questo si coltiva. Tant'è vero che i primi tempi tutti quelli che vedevano lavorare questo campo utilizzando degli strumenti proprio a mano, quindi zappa, badile, cioè in quel momento non avevamo nulla, e ci davano per pazzi, innanzitutto perché la terra qui è molto difficile, è molto argillosa, limosa, e quindi è un po' dura. E invece ce l'avete fatta, sono passati 2 anni. Dai, diciamo che cerchiamo di farcela. Il procedimento è sicuramente molto lento, abbiamo questa ambizione tra virgolette di riuscire a trasformare soprattutto la tessitura e la struttura del terreno. Utilizziamo infatti il concime, letame bovino molto maturo, effettuiamo una pacciamatura come potete vedere di paglia, perché a fine coltivazione poi la lavoriamo nel terreno, e questo ci consente di arieggiarlo, di renderlo più soffice
E ovviamente ci vorrà tantissimo tempo, ma già nell'arco siamo al terzo anno di produzione e vediamo comunque una bella differenza, abbiamo notato una differenza incredibile. E soprattutto per quanto riguarda, siccome la nostra abbiamo deciso di coltivare ortaggi, sì, ma prerogativa assoluta era appunto quella di non utilizzare nessun tipo di veleno, perché si parte proprio dalla considerazione del fatto che con la natura bisogna cercare un dialogo costante, e quindi gli insetti diciamo che si sono trovati bene, perché non facendo la lotta ma cercando appunto un dialogo si creano quelle condizioni per far sì che poi la natura si autoregolamenti. Diciamo che gli avete trovato una casa migliore, se vogliamo. Questo è l'approccio che si chiama agricoltura biodinamica, giusto? La biodinamica, così come il biologico, tiene conto proprio di questo rispetto assoluto ed è nella maniera più assoluta un tipo di agricoltura sostenibile. Non abbiamo esperienza innanzitutto, ce la stiamo facendo anno dopo anno, però abbiamo studiato tanto, perché ci siamo accorti che bisogna veramente sapere un po' di chimica, un bel po' di biologia, e bisogna conoscere gli insetti, bisogna conoscere le piante. E la biodinamica tiene conto, noi non la seguiamo in toto, ma prendiamo alcune cose dai principi della biodinamica, ossia cerchiamo il più possibile di fare semine e trapianti seguendo il calendario lunare, perché ci sono praticamente dei giorni appositi in cui è bene coltivare gli ortaggi a fiore, gli ortaggi a frutto, gli ortaggi a foglia e quelli a tubero, e ci sono dei momenti ad esempio di non solo di luna piena, luna vecchia, luna nuova, ma luna ascendente e discendente, in cui magari è bene andare a terra con le semine oppure è meglio fermarsi e magari fare altri lavori nell'orto, che ce ne sono sempre tantissimi da fare, c'è l'imbarazzo della scelta. Poi siamo io e mio marito, e quindi sono... Sì, ma infatti adesso ti fermo, perché poi so che voglio conoscere anche la vostra storia, per cui per ora ci fermiamo perché abbiamo poco tempo a disposizione, dobbiamo dare la linea alla nostra Michela Cotelli. C'è tanta passione nei tuoi occhi, nella tua voce, nei tuoi racconti, per cui ne vedremo delle belle in questa puntata. Intanto grazie Ilaria. Amici telespettatori, siamo a Boveglio, siamo all'interno dell'azienda agricola Al Mulino, siamo in compagnia di Elisa. Ciao Elisa, grazie Ciao. Intanto dell'ospitalità, e siamo venuti per conoscere qualche cosa in più della tua azienda e anche dei tuoi formaggi. Allora, no. Raccontaci intanto, c'è tua figlia che c'è tua figlia Sofia che intanto che gira, raccontaci qualcosa della tua azienda, quando è nata? La nostra azienda è nata nel 2009, alla fine di un... dei miei studi all'alberghiera, ho iniziato l'università a Parma e non era soddisfacente, e ho deciso di intraprendere questo percorso. Iniziando il primo anno avevamo una stalla con qualche capretta di mio padre che io non amavo particolarmente, e poi sono diventate la mia passione e questo è diventato il mio lavoro. Io adesso, cioè, tutti mi dicono un lavoro di sacrificio, si lavora il sabato e la domenica, questa è la mia felicità. Cioè, a me piace tantissimo e questo è il mio lavoro e non lo cambierei con nessun altro lavoro. Peraltro ci raccontavi, Elisa, prima che questa delle capre non è una particolarità, sì, un po' per la Valtrompia. Sì, non è una zona di tradizione per l'allevamento delle capre, ma una zona di tradizione dell'allevamento di vacche da latte. E producono uno strano Valtrompia principalmente e le formagella di Coglio. Invece noi abbiamo deciso di intraprendere questa strada. Io non amo molto le vacche, preferisco la capra, e perché è un animale più gestibile
e mi piace molto di più, molto molto di più. Ecco, oggi nella tua azienda che cosa fai? Quali sono i prodotti? Nella nostra azienda facciamo produzione di caprini freschi e stagionati, yogurt, ricotte, una piccola produzione di salumi e dei ragù di varie tipologie. Esatto, poi so che ci spiegherai, ci farai vedere nel dettaglio, sì, proprio come si fa a fare il formaggio. Sì, vi faccio nel frattempo, vedere, esatto, ci fai vedere anche i nostri, sì, telespettatori a casa. Nel frattempo andiamo a vedere che cosa sta facendo il nostro Giovanni Rossi. Rieccoci qui, cari amici di Punto Verde, sempre da Castellarquato, provincia di Piacenza, azienda agricola La Radice. Ci stiamo facendo affascinare da questo mondo e adesso rincontriamo Ilaria per chiedere a lei un po' la storia, perché lei appunto gestisce questa realtà con il marito, che non è originario di queste zone, ma anche tu, diciamo, che sei andata a cercartelo. Raccontaci un po'. Allora, io sono originaria di queste zone di Fiorenzuola, un piccolo paese. Ad un certo punto ho deciso di partire ho proprio guardato sulla cartina e scelto una delle mie mete preferite. Ho deciso di partire per il Trentino. E senza lavoro, insomma, con l'idea di trovare comunque qualcosa, soprattutto nel campo della ristorazione, che era quello di cui mi occupavo a quei tempi. E bellissima realtà, ho conosciuto camminate, la montagna, spazi verdi, avevo una casetta nel bosco, e quindi io sono una che sta bene, cioè gode della solitudine, e lì ho trovato proprio l'ambientazione perfetta. Non solo l'ambientazione perfetta, però hai trovato. E veniamo al punto. Ad un certo punto, dopo qualche anno, siccome mi ero appassionata allo sci d'alpinismo, ho conosciuto Roberto sui campi da sci. A dire la verità, io l'ho salutato credendo che fosse un'altra persona, e man mano che mi avvicinavo ho capito appunto che non era proprio la persona che pensavo che fosse, e poi abbiamo cominciato a chiacchierare, ed è stata una chiacchiera che non è ancora finita, non si è ancora conclusa. Fortunatamente, tra l'altro, lui è dietro la telecamera che sorride e annuisce ad ogni cosa che ci sta raccontando Ilaria. Poi l'idea di venire qui e di realizzare questa fantastica cosa. Sì, noi abbiamo cercato di dire la verità in Trentino abbiamo visitato diversi posti, soprattutto nell'alta Valle dei Laghi, zona a me molto cara. E poi così abbiamo deciso di avvicinarci ai miei genitori, avendo già un fratello che vive all'estero, e quindi abbiamo pensato di fare questo salto, perché si trattava di spostare un Trentino dalle montagne. E invece dei due alla fine era quello più entusiasta proprio dell'idea, e quindi abbiamo cercato di non finire proprio in pianura, ma dai, una via di mezzo, ci siamo stabiliti in collina e abbiamo trovato questo posto meraviglioso. Era un'occasione con una vista pazzesca sul borgo medievale di Castellarquato, e abbiamo detto qui, e abbiamo piazzato la bandierina. Fantastico, complimenti ancora per la vostra passione, perché si vede e si sente. Alle mie spalle ci sono le piantine che nascono direttamente qui, perché voi partite dal seme, giusto? Sì, esatto. Abbiamo, insomma, ci interessa soprattutto la figura del contadino che produce e si prende cura del suo cliente. Quindi, per prendersi cura del cliente, appunto, non utilizzando nessun tipo di veleno fin dagli inizi, scegliere il seme, la varietà particolare, la specie particolare, e curarli dall'inizio fino alla fine in questo ciclo vegetativo della pianta.
dà una soddisfazione incredibile e lo viviamo come atto d'amore, e i nostri clienti questo l'hanno capito e questo ci onora tantissimo. Fantastico, infatti poi arriveremo anche a parlare proprio della messa vendita e di tutto ciò che ne consegue, proprio perché appunto non producono per loro stessi, ma vi racconteremo tra pochissimo. Ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, restate lì. Anzi, meglio dire di cena. Io sto dando da mangiare il fieno alle nostre caprette, ma intanto chiamo Elisa perché Elisa deve venire in mio aiuto. Non so se Elisa sto facendo correttamente. Benissimo, ci perfettamente. Provo. Questo te perfettamente. Lo restituisco. Dunque, siamo nella tua stalla, nel cuore, diciamo, dove nasce, dove parte il tuo lavoro. Quindi la tua giornata, immagino, inizierà con la mungitura. La mia giornata si inizia con la mungitura di questi splendidi animali. Mungiamo, una volta munto portiamo il latte nel laboratorio che è al piano di sopra, mungiamo circa una sessantina di litri di latte al giorno e produciamo i nostri formaggi con esclusivamente a latte crudo, quindi non pastorizziamo nulla, utilizziamo latte crudo. Queste lavorazioni vengono fatte molto rapidamente per ottimizzare la resa del latte e avere prodotti di qualità più alta possibile. Io prima scherzavo facendoti la battuta dicendo se si mangiavano davvero tutta questa quantità di fieno. Tu mi hai detto sì, non solo, perché poi non mangiano solo. Anche il mangime. Hanno, no? Anche della granella costituita da cereali e vitamine che viene addizionata al loro pasto secco, come in questo caso, oppure all'erba che le sfalciamo e le portiamo in stalla. Viene addizionata a questo mangime a base di cereali, sì. Esatto. Senti, sono capre un po' di razza mista, giusto? Sì, abbiamo deciso di mescolare più tipologie di razze per avere una capra più forte e più resistente. Mungiamo un po' meno latte, ma non è quello il nostro intento. Il nostro intento è avere animali sani. Esatto. Andranno anche al pascolo, immagino, magari questa sì, non è la stagione. Questa è un po' è meno stagione. Nel periodo estivo abbiamo dei piccoli pascoli che utilizziamo qua accanto all'azienda e le lasciamo libere. Mentre nel periodo invernale restano qui con periodo voi. Periodo primavera, autunno, inverno, sì, restano qui. Perfetto. Allora, io direi che andiamo avanti a darle da mangiare, perché non sia mai che restino con la fame le caprette, giustamente, e poi andiamo a far vedere ai nostri telespettatori come si fa a fare un formaggio, poi citerai tu nello specifico quale hai deciso di mostrarci e di insegnarci. Prima andiamo a vedere cosa sta facendo il nostro Giovanni. Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow. Azienda agricola La Radice di Castellarquato, provincia di Piacenza. Guardate che meraviglia, è un posto dove si respira una pace indescrivibile. Conosciamo finalmente Roberto, il marito di Ilaria, e con lui, diciamo, entriamo un po' più nel concreto, perché sei tu a lavorare la terra. In realtà se ne occupa anche Ilaria, lo sappiamo, però insomma il lavoro duro lo fai tu. Allora, innanzitutto vogliamo sapere, voi siete arrivati qui e vi state occupando di questo, ma sappiamo che avete già tante idee in testa, raccontaci un po'. Sì, siamo arrivati e appunto qua, come diceva Ilaria prima, non c'era assolutamente nulla. Abbiamo trovato questo posto molto bello, con una vista appunto sul borgo molto interessante, e niente, adesso siamo nell'orto che si sviluppa più o meno su 6.000 metri quadri di terreno. Poi ci sono altri più o meno 7 ettari e mezzo, dove l'anno scorso abbiamo coltivato un po' di orzo,
e quest'anno l'abbiamo lasciato a Sovescio, in modo da, da dare la possibilità al terreno di avere della sostanza per il futuro. Abbiamo più o meno 3 ettari di bosco e io da buon trentino il bosco lo voglio a posto, quindi uno dei tanti progetti che abbiamo è quello proprio della sistemazione del bosco, in modo da creare dei sentieri che siano fruibili anche un po' da tutti, quindi piccole aree sosta, aree picnic. Il progetto poi si sviluppa anche sulla una parte abitativa, abbiamo una vecchia casa che adesso stiamo ricostruendo e faremo una sorta di diciamo agriturismo, chiamiamolo così, anche se è un progetto un po' atipico, quindi avremo qualche camera, ma soprattutto sarà un, diciamo, il centro nevralgico dal quale partiranno poi tutti gli altri progetti con le persone, quindi lavorare con le piccole realtà del posto e riuscire così ad entrare in sinergia un po' con le varie realtà che ci circondano, con delle collaborazioni. Pare di capire quindi che più che un'azienda agricola fine a se stessa si tratti un po' di un concetto. Sì, assolutamente sì. Vogliamo chiudere un po' il cerchio, diciamo. Cerchiamo di essere il più autosufficienti possibile e regalare un po' di tranquillità, un po' di pace alle persone che possono venire e fruire dei nostri spazi e di quelle che sono un po' anche le nostre coltivazioni. Fantastico. Alle nostre spalle dei pomodori non ancora pronti. Tra l'altro sto notando una cosa particolare, non sono soli. No, non sono soli perché usiamo le consociazioni, quindi noi abbiniamo alle varie coltivazioni delle altre specie che vanno molto d'accordo, che servono sia per un discorso di insetti, di attirare gli insetti buoni e poi in questo caso ad esempio abbiamo del basilico di varie specie, anche i pomodori ne abbiamo di specie diverse che inseriamo appunto tra una pianta e l'altra come consociazione. Manutenzione, credo che sia un discorso un po' appunto particolare, nel senso che voi non utilizzate diserbanti, prodotti chimici, eccetera, per cui credo sia un lavoro che richiede tempo e attenzione. Come si concretizza? Assolutamente sì. Allora, intanto lavoriamo veramente molto con le mani, nel senso che anche non diserbando, tutte quelle che sono le infestanti le andiamo a togliere a mano. Poi usiamo, come la biodinamica ci insegna, dei macerati, macerato di ortica, di equiseto e delle polveri, tipo polvere di ceramica o polvere lavica, che andiamo a spruzzare. Infatti potete vedere qua la pianta che è leggermente maculata di chiaro, perché appunto la zeolite che viene usata, cerchiamo di usarla in sostituzione un po' del rame, quindi ci evita alcuni problemi tipo la peronospora o comunque qualche malattia che attacca appunto le varie piante. Sì, è un lavoro sicuramente impegnativo perché insomma è faticoso e richiede molta attenzione. La pianta la devi proprio seguire costantemente, quotidianamente, in modo da cercare di prevenire piuttosto che curare, appunto. Fantastico, grazie mille a Roberto. Noi, Michela, torniamo da te. Amici telespettatori, siamo tornati nell'azienda Il Mulino con Elisa, perché è il momento di far vedere come viene prodotto il formaggio, almeno uno dei tanti formaggi, Elisa, che normalmente produci. In particolare oggi cosa ci fai vedere? Oggi vi faccio vedere una lattica, sì. È una lavorazione specifica e in questo caso si appoggia il latte nei secchi appena munto, si mettono poche gocce di caglio e lo si lascia per più di 24 ore e si ottiene una coagulazione acida. Okay. E questa è la classica. Da lì il nome lattica, giusto? Da lì il nome lattica, okay. Esattamente. E sarà la base del nostro composto. Sarà la base dei nostri formaggi. Vi presenterò più tipologie di formaggi e questa è la base. Ecco, adesso una volta che la base è pronta, poi tu lavora come... Spiegaci normalmente come procedi. Una cassetta, un panno
per preparare questa lavorazione alla sgocciolatura. Quindi si riempie? Sì, riempiamo uno stampo, lo facciamo e lo appoggiamo nel nostro panno. Ok. E qui starà a riposare altre 24 ore. Noi abbiamo già dell'altra lattica leggermente più asciutta per i nostri lavori. Perché si deve sostanzialmente seccare, deve, giusto? Sì, asciugare. Deve perdere il maggior quantitativo di liquido possibile. Ed è importante che stia su un telo, immagino, sì, così ovviamente il liquido scende e tutto il resto rimane, la parte più solida, diciamo così, rimane sopra. All'interno, ecco, del nostro formaggio. Vi faccio vedere, raccogliamo anche l'altro così abbiamo più. Quindi adesso prendiamo anche l'altro, quindi proseguiamo sempre nel procedimento. Sì. E tutto questo dicevi per 24 ore. Per 24 ore. Adesso facciamo i nostri stampi che hanno un risultato diverso. Farò vedere come li facciamo stagionare poi nella cenere. Ah, perfetto. E la cenere in questo caso serve per... Per asciugare il formaggio utilizziamo solo ed esclusivamente cenere di faggio. Sì. Prendiamo i nostri caprini, questi asciugheranno invece che 24 ore 48. Sì. Per avere una maggiore compattezza. E avranno, e sostanzialmente poi saranno pronti. Poi saranno, che... sì, si fa, no, una volta messi nella cenere si lasciano stagionare almeno un mese. Ah, almeno un mese, sì, nella cenere. E la cenere dà un sapore particolare anche? La cenere dà una consistenza particolare. Okay, okay. Non è il sapore in questo caso che cambia, ma è la consistenza. Sono quelli, che vediamo. Sono quelli che, esatto, vedete sono già. Sono quelli là, che vediamo qua. Mentre qui, sì, potete vedere la lattica asciutta, che noi faremo, vuol dire, la lavorazione di questa lattica nella cenere. Esatto, quindi possiamo far vedere pure come viene fatta, perché poi so che oltre alla cenere utilizzeremo anche altri, sì, ingredienti, per così esattamente dire. Esattamente, utilizzeremo ingredienti di una piccola azienda locale, che sono fiori essiccati e delle piccole fragoline di bosco essiccate da mettere sempre nella nostra lattica. Vai, quindi procedi, così ci fai vedere. Questa è la nostra lattica asciugata 48 sì, ore. Che abbiamo già preparato, ovviamente tu hai già preparato, sì, in precedenza. Viene passata nella cenere. Sì. E poi viene messa. E poi viene messa ad asciugare. Quelle che vedete leggermente più scure hanno già una settimana di stagionatura e stanno proseguendo nel loro lavoro. Ok. Di asciugatura. Allora Elisa, poi mi dicevi la lattica lavorata può essere anche decorata con, sì, altri prodotti, in questo caso fragoline e fiori eduli. Semplicemente la passiamo, giusto? Sì, sono fragoline locali, sì, di una piccola azienda che le essica e fa essiccare naturalmente e noi queste le utilizziamo. Sono ottime come decorazione perché sono molto molto belle da vedere, ma sono anche ottime nel gusto. Danno il dolce della fragola, contrasta il nostro acido del caprino. E semplicemente due o tre, ne vengono messe poche, sì, giusto in parte per abbellire, ma in parte perché non devono offuscare il sapore del formaggio, immagino. Deve esserci un leggero quantitativo di sapore, ma non troppo. Esatto. Mentre i fiori eduli abbondiamo. Ah. Abbondiamo perché sono molto belli. Abbondiamo, fammi vedere. Ah, abbondiamo vuol dire proprio... Abbondiamo vuol dire che andiamo a prenderci... Quasi. Andiamo a prenderci proprio un bel quantitativo di fiori eduli, perché poi loro rilasciano lentamente il loro sapore sopra. E sono delle piccole opere d'arte. Sì, questi vengono utilizzati tantissimo per aperitivi, o quasi come fosse un vassoio di paste, esatto, viene utilizzato come aperitivo. Poi lo lasciamo anche bianco, che è ottimo da mangiare così. Elisa, ci prendiamo una piccola pausa per la pubblicità, poi torniamo, ci spostiamo nello spazio per vedere gli altri prodotti.
Ultima parte del nostro viaggio, allora ne abbiamo parlato un po' per tutta la puntata, adesso possiamo vedere i nostri prodotti della terra. Ritroviamo quindi Ilaria perché facciamo un po' un discorso conclusivo proprio sulla messa in vendita. Voi vendete direttamente qui, raccontaci un po' come funziona. Allora, ci occupiamo principalmente, la vendita avviene in due modi, la consegna a domicilio che è sorta proprio in periodo Covid e quindi abbiamo riscontrato una comodità non solo per il cliente ma anche per noi, perché siamo solo io e Roberto a coltivare queste immensità. E quindi la consegna a domicilio mi consente di organizzarmi con la raccolta, il componimento della cassetta, la consegna, e si perde meno tempo in questa maniera. Però ci sono persone che gradiscono comunque venire in azienda appunto per vedere il posto e farsi un giro nell'orto e prendersi quell'attimo di calma per respirare aria buona. E la vendita in azienda avviene sempre, quasi sempre, previa telefonata, appunto perché così io mi organizzo per la raccolta. Almeno se so che nel tal giorno vengono 3-4 persone, io raccolgo per quelle 3-4 persone. E certo, anche perché essendo in due non potete certo permettervi di avere le persone che arrivano senza, esatto, appuntamento. Sarebbe, cioè, ci piacerebbe, ma purtroppo siamo sempre impegnati nell'orto a fare qualcosa, quindi questo significherebbe doversi interrompersi e per andare a raccogliere, e siccome non abbiamo tutte le specie, le varietà nello stesso spazio, ma appunto seguendo la rotazione anche delle varie coltivazioni, ci ritroviamo ad avere magari, ecco, certe specie di pomodori in un punto ed altre in un altro punto. Dovete fare una maratona per andare da una parte all'altra. Sì, siamo belli magrini tutti e due. Ascolta, ma questa varietà cosa sono? Zucchine? Sembrano, sì, quasi delle palle. Queste sono, è il tondo piacentino, è una zucchina che è molto apprezzata in queste zone, che viene cucinata al forno, tendenzialmente al forno, ripiena. E di solito era molto apprezzata perché consentiva alla gente di recuperare tutti gli scarti della cucina del fine settimana, raccoglierli, fare un ripieno, e venivano riempite così queste zucchine piacentine, e ancora oggi sono molto cercate, quindi noi ne mettiamo tante. E poi di zucchine, dire la verità, se è l'annata buona basta mettere poche piante perché continuano a produrre. E poi invece le altre, la zucchina trombetta, che è quella proprio che sembra un serpentello con il fiore finale. Eccola. Sembra proprio una trombetta, insomma, ricorda un po' una tromba. Ed è una varietà tipica invece di Albenga e della Liguria. Noi proprio geograficamente parlando ci troviamo proprio vicini anche alla Liguria, quindi ci sono certe specie di ortaggi, certe varietà che ci piace molto coltivare, e al di là della vicinanza geografica è proprio una questione che la zucchina trombetta lascia poca acqua, rimane sempre molto soda ed è dolcissima e si mangia anche cruda. Fantastico, queste sono soltanto un paio di chicche, ma qui potremmo stare a parlare per ore e ore, anche perché voi siete un pozzo di conoscenza, per cui avete potuto capire anche voi telespettatori da casa quanto amore per il lavoro che fanno ci mettono Ilaria e Roberto. Purtroppo però il nostro tempo a disposizione è finito, quindi dobbiamo fermarci. So che è dispiaciuto perché lei andrebbe avanti per ore a parlare dei suoi ortaggi e del suo lavoro che ama così tanto. Ci vediamo il meteo della settimana, grazie a voi che ci avete ospitati. Grazie mille. Thank you.
Amici di Punto Verde, siamo venuti nello spaccio dall'azienda Il Mulino, siamo venuti da Elisa, io mi sono messa nei panni dell'acquirente, del cliente oggi. Elisa, che cosa si può comprare qua da te? Da noi si possono trovare innanzitutto i prodotti della nostra azienda, che oltre ai formaggi abbiamo dei ragù e delle confetture che vengono prodotte con i frutti del nostro piccolo frutteto. È ancora molto piccolo e molto sperimentale, però abbiamo già parecchie tipologie di confetture che si abbinano ai formaggi o anche confetture classiche. Si possono trovare dei ragù fatti di vario tipo, solo ed esclusivamente rossi, e poi abbiamo tutti i nostri formaggi. Esatto, oltre alla lattica, quindi, che abbiamo visto, che avete visto poco fa, ci sono però tante altre varietà. Tante altre varietà di formaggi. Abbiamo dei formaggi stagionati nelle vinacce, delle caciottine classiche, dello yogurt fresco, della rubiola, e poi abbiamo dei super stagionati, che quelli sono proprio per gli appassionati dei formaggi super di capra. Super stagionati di capra, che cosa vuol dire? Abbiamo, quanti mesi hanno? Quasi 24 mesi. Quasi 24 sono mesi. Sono molto molto stagionati, con dei sapori davvero pungenti. Ascolta, mi incuriosiva quello della vinaccia, quello lo fate, spiegami un attimino. Facciamo, non è una lavorazione lattica, ma è una lavorazione presamica, quindi si fa un classicissimo formaggio di una media dimensione, lo si fa stagionare per un mese normalissimamente, poi lo si deposita nelle vinacce e ce lo si dimentica sì, per fino al consumo, per 3-4 mesi, in modo che l'umidità della vinaccia crei questa particolarità nel formaggio e sia un formaggio con un sapore consistente, che viene assorbito anche proprio dal formaggio in sé. Sì. Quindi passa la crusta, diciamo, e prende l'aroma della vinaccia. Della vinaccia, esattamente. Ascolta, poi hai anche una rivendita, diciamo, di altri, sì, prodotti di altri produttori locali. Abbiamo questa. Prodotti, abbiamo formaggi stagionati di vacca, 24 mesi, abbiamo degli stagionati in miniera, dei salumi, e poi abbiamo i nostri prodotti della Rebecca Farm. Siamo la prima rete di impresa, abbiamo deciso di unirci, quindi abbiamo anche i prodotti locali, succo di mele, confettura di lamponi, mirtilli, insomma tutte le aziende ci siamo riunite e vendiamo l'uno i prodotti dell'altra. Quindi si può tranquillamente venire a fare la spesa, sì, qua da voi. Sì, si può trovare di tutto. Si può trovare di tutto, prodotti genuini, prodotti di qualità. Allora Elisa, noi ti ringraziamo dell'ospitalità, grazie per averci aperto le porte della tua bellissima azienda. Naturalmente invitiamo i nostri telespettatori a venire a visitarla e a provare di persona i prodotti che gli abbiamo presentato. Con molto piacere, vi aspettiamo. La Federazione Russa ha stabilito il divieto di importazione da Unione Europea, USA, Canada, Norvegia ed Australia in Russia di molti prodotti agroalimentari. Il provvedimento, assunto in risposta alle misure restrittive conseguenti alla crisi ucraina, riporta il Centro Studi di Confagricoltura, doveva inizialmente durare un anno, ma in seguito è stato prorogato ed è tuttora vigente. È entrato in vigore l'obbligo di indicare in etichetta l'origine dei prodotti che usano come ingrediente carne suina, salumi, prosciutti e preparati. Ne dà notizia Confagricoltura, valutando positivamente il decreto interministeriale che è nato da una propria precisa proposta espressa al tavolo settoriale nell'aprile del 2019. Nel 2020 crescono solo le esportazioni di prodotti agroalimentari, che fanno segnare un aumento dell'1,4%, in netta controtendenza al crollo generale del 10,8%. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nei primi 11 mesi del 2020, che evidenziano un record storico per il Made in Italy sulle tavole di tutto il mondo e nonostante la pandemia Covid.
Amici telespettatori, dalla Valtrompia per oggi è tutto. Voi però continuate a seguirci. L'appuntamento per la prossima settimana. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Vi saluto da qui, la nostra puntata è finita dall'azienda agricola La Radice di Castellarquato e in questo momento sono circondato da piante aromatiche. Ci sono dei profumi davvero unici tra menta, timo, origano e un sacco di altre specie che non so qui elencarvi, anche perché non me le ricordo più. Ci vediamo la settimana prossima, sempre con Punto Verde, e mi raccomando scriveteci puntoverde@cremona1.it. Alla prossima! We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. Per vedere questo programma, scarica l'app o vai su cremona1.it.